Drop it. Buongiorno professore. Quanti grazie. Pacchi, eh? Grazie. Guardi. Sempre acquisti lei. Guardi quanto è carino, eh? Oh, che meraviglia. L'ho comprato per lei. Per me? No, grazie. No, non per lei, mia moglie. Ah, per la signora. Sì. Oggi fanno 10 anni di matrimonio. Come? 10 anni. Pesano, eh? Che pesano? No. Che pesano? Io sono un marito felice. Non lo metto felice. In dubbio. Ecco, appunto, il professor Peppino Castagnano è un marito molto felice. D'altronde, con una moglie così, chi non lo sarebbe? Infatti, Amalia Castagnano, come potete constatare, non è soltanto una bella donna, ma è davvero quel che si dice un angelo del focolare. Così, quasi come nelle favole, Peppino ed Amalia vivono felici e contenti da 10 anni. 10 anni senza la minima nube. 10 anni di felicità mai offuscata dalle crisi banali e tradizionali che turbano i matrimoni, le famose crisi del quinto, del settimo e del nono anno. Una felicità così radiosa non dovrebbe essere turbata da nessun'ombra. Invece, per essere precisi, un'ombra c'è, piccola, tenuissima, insignificante, ma l'ombra c'è. Eccola, rappresentata da questo ritratto. Il ritratto del primo marito di Amalia che morì nella campagna di Russia 20 anni fa. Il fu Antonio di Cosimo. Ma cos'è questo? Lietta cara, ti ho regalato l'orologetto che tu aspettavi da tanto tempo. Grazie, molte adesso grazie. Lo fai tu a me un regalo. Ma Peppino, ti pare che me lo devi ricordare? L'ho già preso il pullover, caro. No, cara, no, non intendevo il pullover. Tu sei sempre tanto carina con me. Ma vedi, leviamola la buon'anima di lì. Leviamola. Uffa! Uffa! Ma quello o mangio, o bevo, o leggo, o c'è gente qua dentro che mi guarda sempre. Mi sta sullo stomaco, è una spada di Damocle, via! Ma Peppino, caro, questa è una tua fissazione. Antonio era così buono, così mite, così tranquillo, è una mania, Peppino! Va bene, ma è sempre un morto, e allora morto per morto mettiamoci una natura morta. Ecco, un bel quadro, guarda com'è bello, guarda, Cos'è? Vedi? Una ragazza! Ti piace? È morta, ma sembra viva. Ma mettiamo questo giù. Ma Peppino, caro, tu non sai che io lo tenevo qua per scaramanzia, caro. Io ho l'impressione che se lo levo mi succede qualcosa, caro. Lietta, cara, ma l'hai detto tu stessa che Antonio da vivo era buono. E se era buono da vivo, figuriamoci da morto. Leviamolo.
Leviamolo giù. Va bene. Guarda, sul tavolo c'è la torta. Mettila nel frigidere, se no va male. Vai, vai, vai. Prassede! 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 Madonna, vai. Prassede! Brava, sempre attaccata al telefono tu, Mi scusi, signore, il mio fidanzato mi telefona quando va può. Bene, va bene. Vai, il signore ti chiama, sbrigati. Pronto? Pronto? Ma no, calmati. Stavo parlando con la signora. Prassede, prassede, vieni un momento. Eccomi, vengo. Pronto? Chi c'è lì? Uffa, ora ricominci. Sì, ricomincio, perché tu mi devi dire con chi stavi. Ho sentito la voce di un uomo vicino a te. Chi è? E piantala con ste gelosie cretine. È il padrone, vuoi che lo cacci da casa sua? Ma prassede, ma cosa fai? Dormi? Dormi? Ma allora stai a letto. E che fa il padrone in camera tua? Ma che dici, Ninuccio? Il padrone grida che dormo perché sto al telefono. Adesso devo andare di là. Io dico questo perché ti amo. E vabbè, vabbè. E tu mi ami? Ma certo che ti amo. Ciao. Ciao. Adesso te ne vai, cocco bello. Oh, hai finito? Mi scusi, professore. Metti questo in qualche posto. E dove? Per adesso mettilo in cantina. Poi piano piano, l'allontani una volta qua, una volta là, finché lo fai finire nella spazzatura. Va presto, bene. Muoviti e non farti vedere la mia moglie. Ah, mi sono levato un peso dallo stomaco. Quella iettatura in casa. Viva la sposa! 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 Ma me lo merita, avvocato Vacchi, un viva lo sposo. Ah, certo, viva lo sposo! Il discorso, prego. Lieta, io sono un modesto professore, storia, latino, greco, geografia. Non troverei le parole adatte, sufficienti, è vero, a godere questo felice momento. Beh, visto che si insiste, vuol dire che io prenderò in prestito quelle del nostro sommo poeta Dante Alighieri e precisamente quelle del 26° capitolo Dalla vita nova. Bene, bene, bene. Avvocato Vacchi, sì. Vorrei declamare. Prego, prego. Grazie. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Ogni lingua divien tremando muta e gli occhi non ardiscon di guardare. E gli occhi non ardiscon di guardare. E gli occhi non ardiscon di guardare, avvocato Vacchi. Sì. Non la devono guardare, non la devono guardare. Ma Dante non dice così. Va bene, lo dico io. Senta, avvocato, ma non le pare che... No, che esagerazione, di fronte a questo felicissimo matrimonio. Io resto a bocca aperta e mi chiedo, c'è qualche cosa al mondo che può offuscarlo? Che cosa? Che cosa? Avvocato Vacchi, non l'offusca nessuno! Compagna, mi permette? Mi dispiace, buon uomo, ma non ho spiccioli per l'elemosina. Se ripassa domani, le do pure gli avanzi della cena, Come ti permetti? So di cuore che non sei altro. Che sono un tipo d'elemosina io, davanti della cena, guardami. Beh, veramente, vestito così. E cosa c'entra vestito così? L'abito non fa il monaco. Io con questo vestito ci ho fatto tutta la campagna di Russia. Dico Russia. Sotto questo vestito c'è un eroe. Anche se sono stracciato, non sono uno straccione, hai capito? Io sono un reduce. Io sono un reduce, che si sappia. Ma insomma, mi faccio il piacere, se ne vada. Non ho tempo da perdere io, c'è la casa piena di invitati. Ah sì, bravi. Invitate gli invitati senza che io ne sappia niente, vero? Ma chi gliene importa a lei? È il padrone di casa, forse? Si capisce che sono il padrone di casa. Questa è casa De Cosimo, il De Cosimo sono io, no? No, è casa Castagnano. Castagnano? Castagnano! E chi è questo Castagnano? È il padrone, no? Allora mia moglie non abita più qui. E già, sono passati 20 anni. Avrà venduto. I Castagnani nel frattempo con la borsolina hanno fatto soldi e hanno comprato. Infatti è tutto rinnovato, tutto verniciato. Senta, mi faccio il piacere, se ne vada, se no mi fa passare dei guai a me. Sì, me ne vado così, me ne andavo così, me ne andavo. Io voglio sapere mia moglie che fine ha fatto. Fammi parlare con un castagnaro qualunque. Va bene, intanto entri qui. Lì dentro? Sì. Ci sono castagni? Ma che castagni? Entri, su. Ma cosa avete? Avete stretto le porte? Cosa avete fatto? E non spingere, non spingere. Ma che succede qui dentro? Cose da pazzi.
qui c'è un manicomio. Ma no, qui ci deve essere un abusivo, qui c'è un abusivo. Io certe cose è questa porcheria, che questi libri, libracci, a che cosa servono? Qui c'è una dispensa, ce l'ho messa in una bella dispensa, con dei prosciutti dentro che erano un capolavoro, prosciutti di montagna che solo l'odore ti ubriacava. Ogni prosciutto mi costava un occhio, 1.000 lire il cada uno, 1.000 lire il cada uno, capisci? Lo stipendio di un impiegato. 1.000 lire il cada uno, senza contare poi tutti gli altri aggeggi di Vettovaglia. Caciocavalli, pasta, pastina, riso, fagioli, ceci, lenticchia, salsicce. Ogni salsiccia era così, così erano le salsicce. Me lo dite dove avete messo questa roba. Voglio sapere, Sigo, dove avete messo tutta questa roba. Io non l'ho vista, ma quando l'ha messa? Come l'ho messa? Che sarà adesso? A luglio del 40. Ah, 20 anni fa, io non ero ancora nata. No, ma adesso stia buono, vado a dirle alla signora, stia buono. Capisci, ha rovinato tutto. Questo è tutto colpa del progresso. Io l'ho fatto accomodare in studio, è tutto stracciato e anche un po' scemo. Ha insistito tanto, ha detto che vuole parlare con qualcuno. Ma sarà un disoccupato che manda padre Ignazio? Non lo so. Va bene, vado a parlarci io, non disturbare il professore. Amalia! Amalia bella, sposa fedele. Antonio, sei proprio tu? Sì, in pelle ossa come vedi, reduce. Sei tornato. Amalia bella. Non svenire, Amalia. Su, cocca. Oddio, mi sento svenire anch'io. Avvocato, voi perdonerete lo scatto di poco fa, ma io, oltre a essere italiano, io sono meridionale e sono geloso. Beh, con una moglie del genere, lei è più che giustificato. Avvocato, ripeto, guai se sapessi che altre braccia la sfiorano, che altre mani la toccano. Io sarei capace di qualunque cosa, anche di ammazzare. Beh, non esageriamo. Esageriamo, avvocato. Io ammazzerei. Amalia, Amariuccia mia, su, rinvieni. Rinvieni, Amalia mia, vado a prendere i sali. No. L'aceto? No, non mi serve. No. No, non mi serve, stai qui. Allora non sei morto? No. Ma come non sei morto? Già, e che ne so? Ma Amalia, sembra che ti dispiace. Oh no, che c'entra? Solo che, capisci, io mi trovo di fronte a un fatto straordinario. Lo so. È un miracolo. L'hai detto, è un miracolo. Tu per 20 anni non hai dato più notizie. Capirai, la posta in Russia funziona male. Capisci, tutta quella neve, i postini quando camminano vanno piano e stanno attenti perché si scivola, un postino c'è morto. Già, e tutti qui hanno creduto morto te. Sì, e invece io sono vivo, vivissimo, dalla testa ai piedi, non sono stato mai così vivo come adesso, Amalia mia, dopo tanto tempo. Antonio, non ora. E quando? Non so, più tardi. Sono 20 anni che aspetto questo momento. 20 lunghissimi anni, capisci? Se tu mi avessi visto quando stavo nella giungla siberiana, io pensavo sempre a te, sai? Sì, e dicevo tra me e me, verrà quel giorno, cioè verrà quella notte in cui io mi potrò riscaldare vicino a Mariuccia mia. Ci ho freddo. Oh, Antonio, poveretto, mi dispiace, ma capisci, adesso non è il momento. Non è il momento, la casa è piena di gente, potrebbe venire qualcuno. Oddio, Antonio. Amalia. Senti, in 20 anni sono cambiate tante cose. E infatti noto alcuni notevoli cambiamenti. Anzi, a proposito, Amalia, la compagna cameriera mi ha detto che qui c'è un nuovo padrone di casa. Ecco, appunto. Uno che vende le castagne. Come? Un castagnaro. Ma che castagnaro, castagnaro? Castagnano! Beh, vabbè, siamo lì, castagnaro, siamo lì. Senti, Antonio. Guarda, dimmi. Stai calmo. Sì, sto calmo, dimmi. Ecco, dimmi. Io ti devo dire una cosa. Dimmela. Ti devo dire una cosa, capisci? Dimmela. Ho capito, non me la dire. Tu vuoi dire che hai fittato l'appartamento perché? Perché avevi bisogno, hai fatto benissimo. Hai tutte le donne dovrebbero fare così. Oh, dimmi un po', e questo castagnaro? E questo qui? Quello lì? Ma quello è Giuseppe Verdi. Ah già, è vero, che stupido. Giuseppe Verdi, mi sembrava una faccia conosciuta però. Antonio, ti pare il momento di scherzare? Hai ragione, scusa tanto. Oh, la testa. Scusa tanto, ma cosa vuoi? Io c'ho il cervello congelato, capirai, in Russia la neve mi viene così, casca dall'alto in testa, così, tic, sai, Antonio, dai. Antonio, di questo parleremo poco, sì, vabbè, bisogna essere soli. Soli, è quello che io anelo, caccia via tutti. Sì, io vado a cacciare via tutti, sì. Però tu rimani qua.
Sì. E non ti muovi? Non mi muovo. Stai buono. Neanche se mi ammazzano. Sì, sto qua. Aspetto qua. Aspetto. Aspetto qua. Ma perché devo aspettare qua? Io non capisco. Oramai ho ritrovato la mia casa. Sono stanco morto. Vengo dalla Siberia a piedi. E chi è? Carrera. Adesso vado in camera da letto e mi sdraio lungo. Ma sì. Accidenti alla morte, che bisogna la faccia riallargare. Peppino, bisogna mandare via gli ospiti. Che succede? No, niente, non succede niente. Beh, insomma, te lo dirò dopo. Adesso mandali via, ti prego. Ho capito. Dobbiamo rimanere Vuoi soli. Vuoi restare sola sola con me? Hai ragione, sì. È la nostra festa e ce la dobbiamo godere. Signori, scusate, io vi ringrazio d'essere intervenuti in questa festicciola. Ringrazio a tutti, ma a mia moglie Lietta un po' la confusione della giornata. Non si sente bene, vorrebbe andare a letto. Va bene, va bene. Buonasera, facciamo solo gli sconsigli, signora. Grazie. Molti cambiamenti, Camera da letto stile ungherese. Bellissimo. Ah, le parfum. Grazie a loro, signore. Come la capisco, caro professore, come la capisco. Come dice il poeta, che intender non la può. Chi non la prova? Buonanotte, avvocato. Buonanotte, di nuovo, avvocato. A questo avvocato non bisogna più invitarlo. Questo è uno scocciatore e poi è un capo. Hai ragione. Lascia perdere l'avvocato, ti devo parlare di cose importanti. Lo so, io ho aspettato questo momento tutta la sera e quello non se ne andava mai. Sì, certo, ma senti, Peppino, dammi retta, ti prego, dammi retta. Come non ti do retta? Adesso mi ero vado in camera, mi metto in libertà e poi mi racconterai tutto quello che vuoi fino alle 2, fino alle 3, fino alle 4, tesoro mio. Accidenti, questo non mi lascia parlare. Antonio! Oddio, dove è andato a finire questo? Antonio! Ecco! Mamma mia! Ehi, ma che è una bestia! Da dove? Come puzza! Ma poi c'è la presa! Come si permette? Chi è lei? Come da dove entrate? Chi l'ha fatta entrare? Cos'è, un ladro? Chi è lei? Che cosa? Ma che cosa fate sul mio letto? Via! Io sono nel mio piano diritto, ha capito? Sul mio piano diritto. No, sono io nel mio piano diritto. Via! No, sono io, lei mi deve dire chi è lei. Ah, sì, sono io che devo dire chi sono io, è lei che deve dire lei chi è lei. È lei che mi deve dire chi è lei, ha capito? E mi passi la voce, io sono un eroe, si informa. Ma chi è eroe? Ma che sei qui? Ma sei geloso, vuol dire sei geloso. Io gli ho detto chi la faccio restare. Via, dai, prego, calmatevi, vi spiego tutto, vi spiego. Ma chi è questo? Amalia, mi devi dire chi è questo intruso. Intruso, questo straccione, puzza, saccio io puzzo. Peppino, ti prego, Peppino, caro. Vero, già, sono io. Peppino, ti prego, caro. Peppino, Lietta, Peppino. Ah, bravi. Siamo ai vezzeggiativi, Mi dici tu chi è questo Peppino? Sì, te lo dico subito. Te lo dico subito. Sì. Senti. Allora, parla, chi è? Io sono in ansia. Quando tu sei partito? Allora, quando sono partito? È venuto lui. Scusami, Amalia, se io... Ho fatto un cattivo pensiero. Anche tu, scusami. Perdonami. Ma che vuole questo? Tra le mie braccia. A chi? Io sono tuo padre. Chi? Tu mi fai schifo. Faccio schifo io. Non mi toccare, capito? Ma che vive la guerra fa schifo. Antonio. Questa è l'educazione che gli hai insegnato a questo cretino. Antonio, ti prego, Antonio, ma ti rinchiudo, sai, ti rinchiudo. Ma dove? Mi rinchiudo. Ma come puoi pensare una cosa simile? Dimmi. Come può lui essere mio figlio, Antonio? È quello che pensavo anch'io. Questo è un vecchio rimbambito. Dico possibile. Ma insomma. Ma non vuoi dire chi è questo? Peppino, ti prego, guardalo. Guardalo in faccia, fatti vedere. Non lo riconosci? Aspetta. Il morto! Il morto? L'uomo siberiano! L'uomo siberiano? Oh, l'uomo della neve! Quale uomo della neve? Io sono vivo, vivissimo, stravivo! Me lo dici chi è questo iettatore? Parla, Verdinci! Ce la faccio un macello! Mi faccio in mente la mischia della steppa! Antonio, tutti ti hanno creduto morto da 20 anni. C'era persino il tuo nome sulla lapide dei caduti. Ah sì, ma io domani lo casso. Sì. Ma io nel frattempo... Nel frattempo che cosa? Amalia, parla, Verdinci! Io sto sulle spine! Questo è il mio nuovo marito. No, questo... Marito, Amalia. Sì. Ma tu sei impazzita? No. Amalia. Sì. Questo qui. Sì. Ma allora tu sei una biga? No,
fuoco. Questa è una biga. Ma che... Questa è una biga. Ma che dici? Che biga? Ma che biga? Ma è biga? Stai zitto tu, disgraziato. Approfitti della moglie e degli altri di un combattente che pugna in piedi sulla steppa della Siberia. Combattente! Sciagallo! Chi è sciagallo? Sciagallo iena! Chi è iena? C'è una iena! Levatemela da sotto! Levatemela davanti che io me lo mangio! Io lo maciollo! Avanti, Saloia, all'assalto! Sei tu, Antonio, fai vedere chi sei! Oddio, aiuto! Prasede! Vieni qui. Signora, ma che succede? Non ti impicciare, telefoni immediatamente all'avvocato Bacchi, che venga qui subito. Va bene. Faccia vedere chi sono, signor avvocato Bacchi. Avvocato Bacchi, lasciate stare via moglie. Ma si, fermatevi. Oh, sta in galera, ti voglio vedere. Sciagallo. Sciagallo io. Apportalo. Avvocato, tenete a lui, non a me. Quello morto, sapete, quello morto. Si calmi, su, si calmi. Si è morto. Avvocato, gli chiede a quello lì piuttosto che cosa ha fatto questi vent'anni. Da morto, chi hai fatto? No, fermo, cosa ho fatto in questi vent'anni? Ma che sta balla, avvocato? Quello che sto dicendo anch'io. Ho combattuto in questi vent'anni. Ha combattuto. Ho combattuto. Sì. Adesso vuol farci credere che ha combattuto. Ha combattuto vent'anni. Ho combattuto vent'anni, non esageriamo. Un po' alternavo, no? Riposavo, combattevo. Quello che c'era da fare si faceva. Battaglie terribili. Avvocato mio, un esercito di tutte le specie. Cavalli, cannoni, palle, palloni, mitragliatrici, fucili grossi, piccoli, tutte le maniere. Uomini, uomini. Di rimetto a me tutti i cosacchi sdraiati per terra che mi guardavano così, io facevo finta di niente. A destra i mongoli, dietro i tedeschi mi facevano. Antonio, io volo, Antonio. A sinistra i turchi. I turchi che parlavano russi, ma erano turchi, parlavano russi, ma erano turchi, facevano da, caraciò, per fingere, hai capito? Bugiardi, i turchi non hanno combattuto in Russia, ignorante, non c'erano. Erano turchi, sono spacciati per turchi. Ma stazzi, te li sei sognati. Erano vestiti da russi, ma erano turchi, erano neri, non si vedevano. Allora, quando i turchi mi hanno preso, allora quando mi sono visto pigliato dei turchi, ho detto, qui ci vuole uno stratagemma, ho dato uno stratone e sono scappato, e mi sono messo a combattere. E qui... Che cosa è successo? Chi te lo può raccontare? Granate che scoppiavano a destra, granatine che scoppiavano a sinistra, una mezza gassosa scoppiava, parte, un coro gelato, una mezza bomba scoppiava. A gassosa hai fatto la guerra. Io faccio la guerra. A gassosa al limone fratico. Io faccio la guerra con te. Calma, io faccio la guerra con te. Ci sono gassosali. Quello graffia. Quello graffia. Di notte sono. E allora? Allora in questo combattimento immane, perché era immane il combattimento, io sono svenuto. Perché era un caos. Sono svenuto e ho perso la memoria. L'ho ripresa dopo 10 anni e mi sono ritrovato su un campo di neve. E lì, avvocato, che si sappia in tutto il mondo, specie in Italia, che la neve in Siberia è fredda, non è come la nostra, che a mezza botta uno sulla pallottolina romana fa la pallina di neve. Avvocato, abbiate pazienza, no, io non resisto. Non è possibile, abbiate pazienza. Ma no, ammazzatevi, uccidetemi, ma io non posso sopportare certe stupidate. Avvocato, questo ha detto che per 10 anni ha perduto la memoria. E gli altri 10 anni che cosa ha fatto? Che hai fatto, bestia? Ferma, non ti muovere, sai, fermo. Hai ragione. Cosa ho fatto? Sono venuto a piedi dalla Siberia in Italia. Sono venuto a piedi, avvocato. Guardi un po'. Sono venuto a piedi. Lo vedi, l'avvocato ha tossito. Oh, Antonio, caro, basta, ti prego. Ormai tutto questo appartiene al passato. Noi dobbiamo occuparci adesso del presente. Anzi, dobbiamo occuparci dell'avvenire. Avvocato, veda ad aiutarci. Guardi, Antonio, pochi istanti fa mi ha chiamata bigama. Sì. Insomma, io non so, può darsi che abbia ragione. Può darsi che la legge mi dia torto. Momento, signore. Scusi, signore, come si chiama lei, scusi? Antonio Di Cosimo, nativo di... Tre castagne, paese Vesuviano, molto ridente. Saranno tre pietre nei pressi del Vesuvio. No, ridente perché tutto è esposto a mezzogiorno. Ma che ridente, tenebre eterne. Beh, insomma, questa non ha importanza, amici miei. Il codice poi non è così feroce. Basta prenderlo e consultarlo. Su, fuori questo pollice, avanti. Ma non c'è bisogno, io il codice ce l'ho tutto qua. Dove ce l'ha? Qua, ce l'ho. Non si vede niente. Ma no, ma non scherziamo. Dunque, professore. Lei e la signora... Avvalendomi degli articoli, per favore, mi dispiace di sedere lì. No, per carità. Perfino. Dunque, avvalendomi degli articoli 58 e 60 del codice civile, voi faceste dichiarazione di morte presunta? Sì! Sì, subito, noi non abbiamo perso tempo. Immediatamente, io stesso lo dichiarai morto. Benissimo. Di corsa ci andò. Benissimo. Ma che benissimo, avvocato, un corno. Io sono vivo! Ma non basta! Ricominciamo da capo la sera! Non basta essere vivi, caro signore, bisogna anche dimostrarlo con dei documenti. E i documenti, nel nostro caso la sentenza di morte presunta, dimostrano che lei era defunto. Ma questo l'hanno detto i morti presunti, ma non io! Scusi! È così, ai sensi dell'articolo 65, la nostra cara, simpatica, adorabile... signora Amalia, è vero, poteva legittimamente contrarre di nuovo matrimonio. Non solo,
Non solo, ma secondo l'articolo 63, sempre del Codice Civile, poteva entrare in possesso dei beni del defunto. Ah! Ah, finalmente! E allora si manda via il bestio, questo sacco di stracci vecchi, via dalle scatole, via! Io chiamo gli agenti! Un momento, professore! Tutto questo può essere vero da un punto di vista umano, ma sacra signora, scusi. Summa iniuria. Scusi, avvocato, ero distratto. Ho questa Giulia. Ma no, presa... iniuria è latino questo. Scusi, l'avevo preso per siciliano. Ecco, secondo la simboli 58, 60 e 65, lei è legittimo consorte della signora. Ma solo il consorte è legittimo. Ma. In virtù dell'articolo 68, sì. Se il morto ritorna o ne è accertata l'esistenza, il secondo matrimonio è nullo. Evviva l'avvocato! Evviva il 68! Che testa di avvocato! Questo bisognerebbe farlo un busto, glielo faccio io, sa? Sicché il 68 è dalla parte nostra. Naturale. Dunque, lo sciacallo lo cacciamo fuori. Sciacallo da me, vai via. Ma giù le mani! Non vado fuori, sai! Avvocato, ma non è possibile, qui ci sarà un altro articolo. C'è altri articoli? Sì, ci sono altri articoli del codice civile, ma io ho citato soltanto quelli che riguardano la nostra situazione. Avvocato, non è possibile, qui ci saranno altri articoli. Ma lui ha portato un articolo solo, al dettaglio. Basta! Finitela, ora parlo io. Avvocato, il codice sistemerà la faccenda dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista umano, come si fa? Come posso io in 5 minuti buttare all'aria tutto? Prendere quest'uomo che mi è stato fedele, amoroso compagno per 10 anni e con un calcio metterlo alla porta. E che ti importa a te? Tu c'hai il 68 che ti autorizza a pigliare la calcio. E poi il codice te l'ha dichiarato nullo. Dici che questo è nullo, che ne fai tu nullo? Di, questo lo stabilisce il giudice, il tribunale, perché noi andremo a finire in Cassazione. Andiamo in Cassazione voi tu. Oddio, finitela. Cassazione, tribunali, tutte queste leggi fredde e inumane. Ma della legge del cuore che ne fa? La signora ha ragione, la signora bisogna anche tener conto delle leggi del cuore. Ora mi pare che il caso sia molto controverso, per cui ho una proposta da fare. Sospendere la seduta e rinviare l'udienza a domani. Facciamo così. Va bene, l'avvocato ha ragione, sospendiamo la seduta. La rimandiamo tutta a domani. Però il bestio se ne va. Se ne vada dove gli pare, non in casa mia. Peppino, come puoi dire una cosa simile? Ma scusa, prendiamo questo poveretto e lo buttiamo fuori nel cuore della notte. Ma guardalo, un po' è anche casa sua, no? No, questo non lo possiamo fare, mettiti nei suoi panni. Per carità. Guarda, stanotte lui rimane qui, Ci arrangeremo per una notte, no, Peppino? Va bene, lasciamolo qui, però tu vieni a dormire con me. Ah, no? Che sono tuo marito. Ah, no, il marito legale sono io, il 68, mi dispiace, amico mio. Io vendo il 68, sono 20 anni che aspettavo di mia moglie. Madonna mia, ma non vi vergognate. Signori, per il rappresentante legale, io per salvaguardare i vostri comuni interessi ho una proposta da fare. Voi restate qui, è vero. E la signora, per rimanere neutrale, viene a dormire a casa mia. E già. Ma che scherziamo? Via! Dunque, come vedete, basta essere calmi e tutto si sistema. Tutto si sistema. Tu che hai sofferto anni di privazione, tu che hai sempre dormito per terra. Continua a dormire per terra, tanto. Come dormo per terra? Dormo all'impiedi, va. Anche sono un cavallo. Vabbè, lasciamo perdere. Peppino, è questa la tua ospitalità? Sì. No, affatto, tu dormirai nel letto. Ah, io dormo nel letto. Tu dormi nel letto. E tu te ne vai a dormire sul divano del salotto. Io? Sul divano? E tu? Sta zitto. E tu? L'ho detto prima io. E tu? Io dormo nello studio, sola. No. Come? Non lo posso permettere, ci mancherebbe altro. Amalia, e come se ne va di? È che la mia venuta in questa casa scombussola le tue abitudini, ma nemmeno per sogno. E allora che puoi fare? Io ci avrei un'idea. Quale? Oddio, a me piace. Vabbè, deve piacere a tutti, deve piacere. A me mi piace, francamente, proprio. E dilla. Venite con me. Amalia, il tuo posto abituale in questo talamo, qual è? Quello. È quello, Amalia è una donna. Lo vedo. No, di che è una donna, Amalia. Si vede. Allora, occupa il suo posto. È chiaro, io mi metto da quest'altra parte. Il professore ce lo mettiamo da piedi. Già, quello il professore è un copertino. È un copertino. E la borsa d'acqua calda. Allora che facciamo? Ti mettiamo sotto al letto? Sì, sono una pantofola io. Allora mi tocca cambiare tutta l'idea. Vuol dire che allora Amalia la passeremo da quest'altra parte. E beh, il professore, sta specie di professore, lo passiamo al posto d'Amalia e io mi metto in mezzo. In mezzo a lui. Hai capito?
È per forza di buttare in mezzo, scusa. Io vengo dalla Siberia e sono come una cortina di ferro. Io controllo i miei interessi. Ma insomma, ma da dove ti vengono queste idee? Ma queste sono porcherie inammissibili. Ma che porcherie, in abissinia non si fanno. Inammissibili! Oh, io devo controllare i miei interessi perché l'unico marito con le carte in regola sono io. Vabbè, devo controllare. E se c'è uno da controllare, posso controllare anche io, sa? Ma che scherziamo? Avanti, signori! Favoriscono i biglietti, ma che siamo sul tramvai, siamo? Ma insomma, di che cosa state parlando? Oh! Controllo io, controllatevi tra voi se volete. Oh. Io mi sono scocciata delle vostre bandiere, avete capito? Buonanotte! Un momento, niente! Lascia stare! Va bene! E qui non si passa! E neanche tu passi! Sì, signore! Dentro! Oh, guardaloni! Prendete là! Oh, guardaloni! Comanda! E dormiamo assieme. Va bene. A me, dopo la Siberia, dovevo dormire pure con te, dove dormire. Ah, oh, che non ne posso più. Mamma mia. Che c'è? Uff. Ah, sì. Ah, sì, è profumo della steppa. Oh, Dio, io dormo con le scarpe, lo dico prima. Oh, ecco. Mi sono detto un'orazione. È un'orazione, così per editare l'orazione. Ognuno se la dice a modo suo. Beh, va bene. E che fate adesso? No. Locosimo no. Come lo sotto no. E dove vado a dormire? Sopra Locosimo. Io con una bestia non dormo sotto le mani. Ma io devo dormire. E non mi dispiace. E allora vado da Mario, a dormire da Mario. No. E va bene. Sopra però. Dormirò sopra. Presto perché io sento caldo, eh. Oh, ecco. Professore, io al buio non posso dormire. Per l'incubo dei fantasmi. Ebbene. Due morti dalla Siberia. Oh. Accendo la luce. Ecco, grazie, così. Scusi, Questa è la vita. Chi me l'avesse mai detto? Resistere a tutta la intemperie. Che fusto, ragazzi. Attraversare la Siberia, la Russia, la Germania a piedi. Ed eccovi a casa mia. Questo è il mondo. No, questo non è il mondo. Eh? Non è il mondo questo. Beh, lo dice lei. Ma va bene, lo dico io. Professore, che dorme? Santa pazienza. Professore, scusi, cortesia. Una grattatina alla schiena. E io mi gratto nella schiena. Locosimo, ma siete impazziti? Allora lo faccio grattare da Maria. Un momento. Dov'è il proliquino della schiena? Forte? Insomma, lei le unghie non ce l'ha. Ah, no, ce l'ho! Sento le dita molla molle. Ha preso per un polipo, ma ha preso. Ah, due, ma sì, bravo. Che c'è, qualche cosa, qualche... Immagino che c'è. Che c'è? Immagino. Ma a quest'ora... Dormo. Posso dormire, so. Non posso dormire. Non posso, scusi, ho fatto male. Ma che? Ehi! Cosa fa? Professore! Ma che cosa fate? Niente, lei mi ha preso, mi ha capovolto. Io? Non posso dormire, ecco. Va bene? Va bene? Ecco. Ma che passeggiata? Passeggi, mi dispiace. Sul letto. E dove devo passeggiare? Per terra? Ma che è la riviera questa? Ma io sono abituato a passeggiare sui letti. In Russia le camere sono piccole, si passeggia sul letto. Ma sul letto mio no! E allora vado da Mario, dove devo andare? Ma va bene. Uffa. State qua. Verrà domani. Russo, voglio andare un poco là. Perché che c'è là? Niente, voglio andare un poco. Ma okay, che c'è? Il bar? Ma state bene. Non potremmo stare... Ai! Mamma mia. Oh, mamma mia, la gamba una storta. Dove? È ripassa. Dove? È ripassa. Dove? La presa per il galoppatore. Dove? Faccio il massaggio, dove? Ma mia, lasciatemi in pace. Locosimo, lasciatemi in pace. Che nottata! Ehi, è bello! Oh! Devo uscire, sono troppo. No, sì. Sono la smette. Su, c'è un tranquillante? No. Il tranquillante? Ai. Oh, mamma mia, proprio sulla... Ecco perché io non potevo dormire. Adesso l'ho capito.
Hai capito? Perché non potevo dormire? Chi è? Sono scusa. Ma che facciamo, lo sfratto? Lo sfratto. Ma fatto che? E io devo dormire con quello là. Oh, ma io sono abituato così, caro lei. Noi in Russia dormiamo tutti così. Io se non me lo sento sulla testa, non posso dormire. Va bene, lasciamolo là. È una cosa nervosa, la mia. Dormiamo però. Dormiamo. Quando domani metto tutte le mani del tribunale. Dan fastidio le scarpe, lo so. Ma lo sa che io più la guardo e più mi convinco che lei non è affatto brutto, sa? Va. Chi è? Va. Allora io vado da Mario, eh? Momento. Dormiamo. Qui ci vuole una soluzione. La legge è contro di me. La giustizia non mi aiuta. Ci vorrebbe un giudice speciale. Un giudice giusto, un giudice imparziale. E chi può essere? Solo Salomone. Solo Salomone. 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 Giustizia sia fatta! Lasciate che parlino i due contendenti! Senti, Salomone, tu che sai amministrare tanto bene la giustizia, toglimi da questo pasticciaccio qui! Ma le sembra questo il momento e l'ora di venire a disturbare a Salomone? Salomone! Appunto dicevo, a Salomone a disturbarlo a quest'ora, professore. A me questo mi sembra una faccia conosciuta, io l'ho già visto in 4 posti. Silenzio! Si comincia il giudizio. Oh, dunque, Salomone! Un momento, aspetta. Salomone, eccomi qua. Amanco, parlate. Dunque, quella donna è mia moglie, lo giuro su quella fiamma, Salomone! Sono io che devo decidere. È lui che deve decidere, hai capito? Ecco. Creatura incantevole. A me questo salmone mi sembra una faccia conosciuta, scusi se non insisto. Mi sembra che l'ho già visto in qualche altro posto. Eccezionale. Bella, meravigliosa. Spogliatela nuda! No, mi oppongo! Sì, io mi oppongo! Silenzio! Silenzio, io sono Salomone. Oh no! Povera figlia, mettetele una foglia! No, non guardare mia moglie! Non guardare, non guardare. È mia moglie! Che fa? Non lo so, non lo vedo. Magnifica. Eccezionale. Ho capito. Cosa ha capito? Non lo so. Amalia, parla, cosa ha capito? La spada. Questa spada? Io la taglierò in due pezzi. Un pezzo lo darò a un marito e un pezzo a un altro. E dimmi, in qual guisa la taglieresti? Così. No! No, così no. È crudele. Io invece direi, tagliamola così. Il pezzo di sopra lo diamo al professore che ne ha ben donde. Il pezzo di sotto me lo piglio io. No, Salomone, no. Io la voglio tanto bene, l'amo tanto che io preferisco darla per intera al rivale, a questo qui, ma salvare la vita. Tu hai letto la Bibbia, Castagnano. Tu hai letto la Bibbia dei Castagnani. Cerchi allora di fregarmi con questo trucchetto. Hai capito? E allora, Salamino, a chi la dai? Questa è la mia giusta sentenza. Sentiamola. Come re di Gerusalemme. Sì. E per salvaguardare i vostri comuni interessi. Sì, bravo. Non la do né all'uno né all'altro. No. E allora? Ma questa me la pappo io. Te la pappo? No, ma questo è Bachi! È l'avvocato! Dai! Maragna, non te la papi, no! Bachi, ti spiace, non te la papi! Salomone, scrivi la mia mano! Bachi, maledetto! Via! Vieni! Salomone! Bachi! E dove sono? Sono sparito! È sparito anche lui! M'ha fregato! Sta maglietta! Maledizione! Adesso l'aggiusto io! Ah! Vi ho colti! Finita per voi! La Cosima! Ah! Ti ho scoperto! Fuori! Dove sta? La Cosima, dove sta? Dove sta la Cosima? Che ti viene in mente? E che cosa mi viene in mente? Per esempio, tante cose mi vengono in mente. Che cosa
facevi tu con questo cuscino abbracciato? Chi rappresentava per te, eh? Dimmelo, chi rappresentava questo dormire. Cuscino? Chi rappresentava questo cuscino? Un cuscino? Eh sì, un cuscino nella fantasia di una donna può assumere tanti aspetti. Per esempio, in questo caso, chi rappresentava per te? Me o la Cosimo, dimmelo. Dimmelo la verità, a costo di tutto, dimmelo. Dimmelo. Peppino, lasciami dormire. Niente, dimmelo la verità. Dunque, allora... La verità. Sì, chi rappresentava? Vuoi sapere chi rappresentava? Marlon Brando! Ah, sì, Marlon Brando. E questo è il momento di scherzare, eh? Io devo andare a scuola, maledizione. Lo devo trovare. Dove sta questa polida, maledetto? Questo redice, questo zozzone. Ma io ti trovo. Dove sei? Zozzone. Ma io ti troverò, eh? Ti troverò. Qui. Occupato. Ah, è qui lei. È vero, faccia presto, che mi devo lavare. Ho i miei orari. Ma guardate un po' se un disgraziato sta tranquillo a casa sua. Te capri un imbecille di questo. Ah, ma perché io gli orari non ce l'ho io? Beh, io vorrei sapere chi l'ha fatta entrare qua dentro. Sarà stata Prassede. Prassede! Quanto passa? Tra cinque minuti? Va bene, scendo subito. Buongiorno, professore. Con la posta e il giornale. Grazie. Professore! Professore! Il bagno è disoccupato. Chiaro? Dove si mangia? In cucina, in cucina. Purché si mangia? Prassede! Ma che guardi? Che è un parente? Che parente? Che faccio da parente, quello lì? È un amico della cameriera, via. E ha dormito qui? Sì, ha dormito qui. In casa mia faccio dormire chi mi pare e piace. Anche gli amici della cameriera. Ma non ti interessa. Cammina. Amica della cameriera. No, bella, tu non mi fai fesso. Tu mi devi dire chi ha dormito con te stanotte, perché tutto il palazzo sa che c'hai l'amico. Cosa? Ma sei impazzito? No, non sono impazzito, perché l'ha detto pure il portiere, capito? E l'ha pure visto. Ma chi ha visto? Quando? Quando? Ha visto l'amico tuo, quello che è stato con te stanotte. L'amico mio? Sì, signore, l'amico tuo. Ma quello non è l'amico mio. E chi è allora? È uno che... Uno che? Avanti, su, dillo. No, l'ho giurato alla padrona. Parliamoci chiaro qua una volta per sempre, una volta per tutte. Qui fino a sentenza contraria, passato in giudicato, il marito sono io. Per cui dispongo per pacco che mia moglie non resti sola a casa, eh? Non resti sola a casa con un bestio mentre io sono a scuola. A scuola? Lei va a scuola? Alla sua età? Beh, non si vergogna. Somaro! Ciuccio! Grande ciuccio, voi ciuccio. Ma che avete capito? Io vado a scuola, io vado a insegnare, vado. Insegnare? Quattro uova si è mangiate. Quattro se ne è mangiate. Avanti, via. Basta, via. Venite a scuola con me. Che dite? Parlate chiaro. Non sono andato a scuola con il ragazzo. Adesso venivo con le... Ma mi faccia il piacere se ne vada. Beh, basta con questo mangiare, peggio di un lupo affamato. Avanti, via. Facciamo scherzi. Lo Cosimo, abbassi. Io la roba la pago, lo Cosimo. Professore, ma lei che ha detto? Che ha detto? Ha detto che io stanotte sono stata a dormire con il signore e il mio fidanzato mi ha lasciata. Come si permette di fare queste insinuazioni? Questo è un calunnia di diffamazione. Calma. Io ho un animo perfetto. Questa notte ho dormito con lei, seguo lei. È chiaro? Professore, venga lei a dirlo al mio fidanzato che non è vero. Adesso mi metto a fare anche da bacire, ma che scherziamo, con i grattacapi che ho io. Io devo andare a scuola, sono le 8 e tardi. Amalia, Lietta, preparati, vieni a scuola con me. La signora non c'è. Dove è andata? Lo dico io. Io sono il marito. E chi sono? E che ne so io? Lo vedremo. E lo vedremo. Dove andate? Non lo so io. Ha detto che usciva, ha detto che si è scocciata di voi due. Senta, glielo dica lei al mio fidanzato che non è vero. Vai via, vai a fare le faccende domestiche, hai capito? Io devo andare a scuola con lui. Ah, professore, a me mi fai fesso, vengo dalla Siberia, sono un siberiano adottivo, è chiaro. E chi me lo dice a me che prima non si deve essere d'accordo, cioè al priore, d'accordo con mia moglie, per vedervi fuori alla faccia mia? Un momento, e chi me lo dice che non vi siete messi d'accordo voi per vedervi fuori alla faccia mia? Via, via, andiamo a scuola con me. Vengo subito. Presto. Vado a vestire, mettere la divisa, il colbac. No, senza quegli stracci no. Come stracci? No, a scuola no, con i copertoni, i pezzi da piede, quel colbacco pieno di pulci. No, io ho le bambine lì. Vi lavate. Allora devi dare un vestito. Sì, fai di scarico. I calzettini, il cerettiere, le mutande, sì. La camicia, due maglie. Sì, ma come faccio a correre? Ma che scherzo? Ma devi dove sposare? E allora una maglia sola, va bene? Sì, un vestito, una giacca spezzata con un pantalone. Dunque, ragazze, sono inutili tutti i vostri commenti, capisco quello che voi dite. È vecchio. È brutto, è racchio, ha i piedi piatti. Sì, lo capisco, però è il vostro assistente e voi dovete rispettarlo per tale. Dunque. Dico quello non ha neanche parlato. Vabbè, ma l'hanno pensato, io lo so come la pensano queste ragazze. Dunque,
Dov'è Bernabei? Bernabei? Dove sta Bernabei? Sto qua. Siete Bernabei voi? No, signore. E allora chi sono siete? Un amico della famiglia Bernabei. State qua, state zitto. Era reduce con me. Dunque. Sono qua, professore. Bernabei. Bernabei, cara e brava figliola. Dunque, Bernabei, dove eravamo rimasti ieri durante la lettura? Durante la lettura dei promessi sposi. Hai capito l'undicesimo, professore. Brava! Mannaggia la miseria. Brava Bernabei, pardon. Prego. Con questo capitolo il Manzoni presenta il personaggio di Don Rodrigo. È permesso? In piedi, che c'è? Comode, comode. Comode, eh? Professore, buongiorno. E chi è? Il preside, signor preside. Chi è? Signor preside. Avrei bisogno di parlarle. Sì? Ma il signore chi è? Non mi conosce? Non ho questo piacere. Non si ricorda di me, forse? Ci siamo già conosciuti? Io a lei mai, ma lei a me sì, ma avrà visto tante volte, sì? Chissà quante. Dove? Sui giornali, sono... io sono un reduce. Reduce? Sì, se, signor presbite, guardi. No, no, non sono presbite. Porta gli occhiali. Ma non... che c'entra? Riporto perché non vedo bene. Lo vedi, è preside. Non sono presbite. Signore mio, beh. Signor preside. Ah, non presbite. Aveva confuso. Ma sbagliato. No, capisco. Chiedo scuse per lui. Prego, prego, prego. Preside. Dunque lei ha detto che è reduce. Reduce, ma sì, lui voleva intendere reduce da un giro di ispezione, no, no. Signor preside. Egli è un mio assistente che naturalmente pago io. Professore, no. Avrei bisogno di parlarle a quattro occhi. Le alunne, le alunne bambine. Cosa? Le bambine. Le scusi, quale migliore occasione? Abbiamo l'assistente. Io pensarci lei, no? Ah, resterebbe lui. Certo, forse. Beh, no. Beh, me lo manda indietro subito. Ah, naturalmente. Perché? Io ritorno subito. No, perché io devo controllarlo. E intanto me lo controlla lei. Non capisco. Lei non lo molla. No, lui vuole, lui vuole intendere. Lasciatemi parlare, assistente. Ma io non capisco, vorrei capire qualche cosa. Con vuole intendere l'orario. Ah, sì. Se lei controlla l'orario. Senz'altro, senz'altro. Sto tranquillo. Sì, sì, tranquillissimo. Anch'io, anch'io. Tanto piacere, signor Sarcosimo. Andiamo, scongi piccolo. In piedi? No, 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 no. Conta, ragazzi, conta. Comode, eh? E beh, e dove siamo? Silenzio! Cos'è questo vociare? Porca miseria! Io vi segno! Vi bollo! Camiseria! Adesso segni tutte le buone e tutte le cattive. Così. Cattive. Adesso in fila indiana, sfilate tutte quante davanti a me, a una alla volta. Avanti. Su, presto! A chi aspettiamo, a Pingo? Aspettiamo! Avanti, la prima qual è? Ecco qua, la prima? Lei è la prima. Quanto è buona lei, io leggo nei suoi occhi, io sono oftalmico, leggo nei suoi occhi, lei è buona. Oddio, buona, ma non esageriamo. Bisogna saperla prendere, ed io la saprei prenderla. E prendendola per il suo verso, dico verso, lei è la bontà personificata. Ma cos'ha, professore? No, ho portato il mio assistente in aula. L'ho visto, l'ho visto. L'ho lasciato solo con le bambine. Ho paura che si imbestialisca. Ma no. È un po' nervoso e faccia qualche cosa. Non credo, cosa vuole che succeda? È vero, non fa niente. Ma non credo, le ragazze sono così buone. Appunto, Appunto. Sono così buone. Cosa vuole che accada? Petto in fuori, petto in fuori. Così, brava, pancia in dentro. Esatto. Si volti. Ma, professore... Se io le dico di voltarsi, si deve voltare. Ha capito, io sono l'assistente. Devo assistere. Si accomodi. Avanti. Benissimo. Come si chiama? Tea. Si accomodi. Tea con l'H, eh? Con l'H. Tea. Sì, che scherzi sono vecchi. Lei non mi sembra tanto buona, sa. Lei non mi sembra tanto buona. Ma professore, sono la capoclasse, la metto in 10. Metti 10, glielo do io il 10, glielo do. Ma professore... Io sono assistente, quello che dico io è ben detto. Ha capito? In castigo. Ma come? In castigo, nell'angolo. Ma professore... Nell'angolo. Stia lì. Ma professore... E non fiati. Oh, guarda un po'. Mannaggia. Lei mi dà il cattivo sempre. Che mannaggia, mannaggia. Lei mi contamina la classe. Oh, guardala lì, guardala. Ma... Oh, guardala lì, guardala. Che scherzi. Dunque, ragazzi, visto che in questa classe ci sono tutte delle belle, buone e brave figliuole, passiamo ad altro. Qui ci vorrebbe uno straccio per cancellare, ma lo straccio non c'è, pazienza, tanto la lavagna è a duble fasse. Allora. Il professore Castagnato c'ha le corna. Chi è che si è permesso di scrivere questa ciocceria qui vicino? Chi è?
Ma noi non ne sappiamo niente. Devono essere stati matti. Quelli della seconda durante la ricreazione entrano nella nostra aula. Sempre. Silenzio! Non tollero certe insinuazioni. Non perché si offendano l'abilità del professore, che a me non me ne frega niente, ma per quando si tocca, si leda l'onorabilità di mia moglie. Che c'entra sua moglie? Come che c'entra mia moglie? Mia moglie c'entra perché mia moglie non è la moglie del professore, ma è mia moglie. E poi cosa c'entra tu che rispondi in mezzo? Chi ti ha pregato? Chi ti ha interrogato? Ma professore... Sei in castigo! Ma vada fuori! Vada, vada fuori! Ma professore... Capito? Vada fuori! E non mi faccio arrabbiare! Io monto su tutte le furie! Ho mandato su tutte le furie! Sto mandando su tutte le furie! Capito? Guarda, vediamo se ne schiaffo a qualcuno dentro stamane io! Brave! Bravissime! Ed io micco, dico micco, mi sono lasciato ingannare dalla vostra bontà esteriore. Mi fate ridere, mi fate! Mi fate ridere! Ridere! E io scoprirò qual è quel senno che nasconde il serpe. Avanti! Fuori, fuori serpi! Per bacco! Su! Presto! Prendete tosto, dico tosto, un bel foglio da disegno. A chi aspettiamo? Ovvio. L'avete preso? Sì. Tutte quante? Sì. Benissimo. E adesso copiate integralmente tutto ciò che sta sulla lavagna. Parole, disegno e corna comprese! Poscia! Farò una perizia gallifuga. E scoprirò qual è quel seno che nasconde il serpe. Ma che è successo? Il tuo assistente, professore. L'assistente? Che cosa ha fatto? Mi ha cacciato via. Ma com'è possibile? Lei è la prima della classe. Prima ha detto che la moglie del professor Castagnano era sua moglie. E poi mi ha cacciato via. La moglie del Castagnano? La moglie del professore, che cos'è questo pasticcio? Ma signor preside, ma non è possibile. La ragazza avrà frainteso, sa, ci vede poco. Vede, non vede la mano. Ma che c'entra? Ci sente però. Ci senti? Sì, professore. E allora? Beh... Avanti, mi spieghi. Signor preside, abbia la bontà, mi attenda qui, vado a vedere io che cosa ha combinato questo confusionario. Ah, no, no. Qui sono state affermate delle cose scandalose e voglio appurarle di persona. La prego, mi preceda. Va bene. Vediamo un po'. No, non ci siamo. Qui c'è il naso più corto, lì il naso è più lungo. Appresso. Nemmeno questa qui. Questa c'ha le corna più corte, lui invece ce l'ha più lunga. No. Ma che succede? Sto facendo un controllo, una perizia gallifuga. Lo sa che le hanno dato del cornuto e dando del cornuto a lei offendono mia moglie? Lo sa lei? Guardi un po' come la trattano. Allora, vai. Cos'è? Professore, la prego. Si scansi, professore. Ma questa è lei? Sì. No. No. Che pasticcio è questo? Professore, la prego, me ne renda conto. Sì, si tratta di una cosa molto delicata. Cosa ha detto? No, no, si tratta di una cosa molto... Parli chiaro, la prego! Si tratta di una cosa molto delicata. La voglio sapere. E non è vero che sua moglie è mia moglie. No, signor Prespite, mi stia a sentire. Sappia, signor Prespite. Dagli col Prespite. Preside, la prego, sì, Preside! Sì, però dico che c'è un punto da chiarire. Chiariamolo, chiariamolo. Il marito autentico, con le carte in regola, della moglie del professore, sono io. È un'idea fissa. Professore, la prego, mi dispiace doverlo dire, ma qui sotto c'è qualche cosa di poco pulito. Sì, se ne è accorto. Da un pezzo. Io l'ho sentita invece. Sì, sì, ma bisogna chiarire. E chiariamo, professore. E chiariamo. Sì. Non qui, non bisogna turbare l'innocenza di queste ragazze. Ma mi faccia il piacere. Signor Prestito. Sì, Prestito. Signor Prestito. Prestito, Prestito, via. Sì. Qui, sì. Queste ragazze ne sanno più loro che Carlo in Francia. No, ognuna di loro, che è vestito di noi, nel seno nasconde un serpe così con la testa e con la coda. Ma che sta dicendo? Ma che non è insinua! Che bruciardo! Ma no, ma qui si deve spiegare adesso. Ma si deve spiegare? Ma naturalmente! Ma davanti alla scuola riesca, se no che figure ci faccio qui? No, guardi, la figura l'ha già fatta. Sì. Allora la scuola riesca sappia che questo individuo, questo bestio, venuto dalla Russia, questo manda arbitrariamente, dico, arbitrariamente, dei diritti su mia moglie. Ma quando è che è mia moglie? Taccia! Impazzisce anche lei! Anche lei! Senti! Saluto! Sì, grazie! Prego. Signorine, prego, escano dall'aula! Ah no, un momento! Come no? Dall'aula non si muove nessuno! Ma che... Come non si muove nessuno? C'è un'inchiesta in corso! Quale inchiesta in corso? Ancora qui lei! Vada via! Vada via! Vada via! Quella notte che la devo dire! Ma che cosa fa?
Perché diventa pazzo? La chiave in tasca si mette. Datemi la chiave di quella porta. Dammi la chiave di quella porta. Ecco, no. Ha detto no! Ha detto no! Ha detto no! Ma lei se ne sta lì, impalato, ha detto no! Ma che faccio, me lo mangio? Che uomo è lei, professore? Faccia qualche cosa! Intervengo io. Vedelo! Vedelo! Aprite la porta, Adele! Che faccio? Fatemi uscire di qui! Oddio, io ho capito la finestra! Aprite! Aprite! Bernabei, chiama subito il Pinello! Bernabei non trova! Bernabei non trova! Ma professore! C'è dentro un pazzo, io riesco ad andare alla porta! Forza! Oh, niente! Portatelo via! Portatelo via! Dove va? È un pazzo! Al momento sono io, portatelo! No, io devo vedere! Ah, devo vedere! Ah, non è quello! Io devo controllare! Come te lo devo dire che è tutto finito? Senti, non mi importa più niente di te, mi sono spiegato? Neanche a me mi importa più niente di te. Ma io non voglio che tu pensi che io sono una sporcacciona. Voglio che tu vieni a parlare con la padrona mia, hai capito? E che me dovrebbe dire la padrona tua che c'ha due mariti? Sì, c'ha due mariti! Uno lo credeva morto ed è tornato dalla Russia l'altra notte. Va bene così! Sicché la padrona tua ci avrebbe due mariti? Sì! E come fa? Come fa? Non ti immagini nemmeno la caciara che c'è a casa. Figurati che hanno mandato via persino il professore da scuola. E poi hanno dovuto chiamare anche il prete. Ma perché? Sta morendo? Ma che morendo? Don Ignazio è quello che ha combinato il matrimonio tra la signora e il professore. E ora sperano che lui riesca a trovare una via d'uscita. Prego. No, figliuolo, no. Le cose non sono così semplici come lei prospetta. No? Prima che voi arrivaste, la signora Magna mi ha detto, infatti, sono piuttosto differenti da come l'avvocato ha saputo. Sì, sì. Cioè? Anzi, c'è un piccolo particolare che peserà molto sulle decisioni future. Ah, ma riguarda questo particolare che pensa? Parla, sbrigati! Io sto sulle spine, io sto in ansia, sto... Va bene, c'è una cosa a cui io non ho pensato ieri, quando c'era l'avvocato, che? Perché non sapevo che avesse tanta importanza. Oh, ma Mario, ma questo abbia pazienza. Amalia, scusami, dobbiamo parlare insieme. Parli lei. Sì, parlo io. Si accomodi, voi non lo sapete. Professore, si accomodi. Professore, sì, non mi siete mossicato la lingua. Io sono mi faccia il piacere. E non mi spinga. Io non spingo. Voi mi avete spinto. Non è vero. Anche tu, guarda. Andiamo, sembrate due ragazzi. Ma come vorrei, mettevo le mani addosso a lui, me le sporcavo. Anima dei morti miei. Anima dei morti su, è segga. E mi rispinge. E lei non lo conosce a quello di ieri, lo conosco io ieri. Dunque, lo conosco Amalia, io ieri. Amalia, qual è questo? A me. A te. Ma mi fate parlare quello, o no? Quello mi fa il gesto, mi fa gli occhi così, ha detto. Calma, anche bruciato. Calma, vi prego. Dunque, qual è questo particolare che tu hai raccontato a Padre Ignazio? Antonio, ti ricordi che ci siamo sposati a Napoli? Sì. In ritardo perché aspettavamo la dispensa, dato che lei era minorenne, era molto giovane, e appena arrivò la dispensa, ivi ci sposammo entrambi. Va bene. Ci sposammo a Napoli e dopo la cerimonia prendemmo il treno per venire a Roma. Che importanza c'ha? Mi fai parlare? Ti ricordi nel treno ci fu quel fatto della milizia ferroviaria? Che mi hai raccontato l'ignagnaggio? In quel tempo andavano controllando tutti gli uomini. Sì. E Antonio si andò a nascondere nella toletta perché non era in regola col servizio militare. Ah! E allora... Non era in regola col servizio militare, quello lì del 1942. L'eroe, mi era raccontato. Sì. Sì, perché lei... Lei era in regola forse? Io sì, ero in regola, sì. Ma mi faccia il piacere, ma mi se faccia la vado. Il piacere lei. Ma mi faccia il piacere, abbiamo. Io ero volontario nell'Umba. Volontario nell'Umba, e dove ho combattuto? Senti, in città, sotto i bombardamenti. Imboscato. Ha sentito, Ignazio? In città, sotto i bombardamenti. Insomma, Antonio ha ricevuto molte cartoline dal distretto. Ma non ho mai risposto. E come ti ho risposto? Ah, perché voi forse rispondete a tutte le cartoline che vi scrivono. Ma mi fate il piacere. Oddio, mi piaceva, mi faceva piacere che un distretto si ricordava di me, mi scriveva. Ma io non lo conoscevo, questo. Ah, ecco. Sicché lui è rimasto in evasi una cartolina del comandante del distretto. Ma se io non conoscevo il comandante, perché devo rispondere? Dio, e poi io non ero un evaso. Bettino! Non sono un evaso, per Dio! Insomma, mi che si parlare. Sappia! Ho detto in evasa! In evaso sarà lei, sa? Posso parlare adesso? Non capisce niente. Non capisco niente. Il fatto importante è un altro. Il fatto importante è che quando arrivammo alla stazione di Roma... Sì, signore. Io scesi dal treno e da quel momento mio marito non lo vidi mai e più. E per forza. Mentre stavano nella ritirata, mi hanno acchiappato che mi stavo nascondendo e mi hanno portato al fronte. Mi hanno vestito in 20 giorni, mi hanno dato in prima linea, col fucile in mano io sparavo contro il nemico. Donina. E il nemico di me si ricorda perché era un brutto osso. Donina, Donina, sì che questi quando hanno sposato non hanno... È come... No, io... Donina. Figliolo. Ma che Donina? Parli, mi faccia parlare. Donina, questo è il classico caso del matrimonio. Rato e non consumato. Oh, sei contento? Bravo. Ma è lei che non l'ha consumato. E vabbè, sì.
Vabbè, lo dico, lo posso consumare quando voglio, no? Lo dice stesso il proverbio, rate non consumate, cioè vale a dire che si può consumare a rate. Rato, ossia celebrato nelle sue forme esteriori, ecco. Ma perfettamente valido, ma non perfezionato con quell'unione in virtù della quale nessuno può più dividere i coniugi. Vabbè, io lo perfeziono adesso. Amalia, tieni di pronto. Ma che state indignati? Ma scusa. Figliuolo, questo è uno di quei rarissimi casi in cui la Chiesa, e per lei la Sacra Rota, sì. Può sciogliere un vincolo. Lo può sciogliere! Sicché questo saccone di stracci vecchi se ne può andare. Dammi il vestito mio, ti saluto, articolo 68. E mi scioglie, domanda a Don Ignazio. Figliuolo, io ho detto che la Sacra Rota potrebbe sciogliere un vincolo, ma è un fatto di coscienza e soltanto la signora può risolverlo. Io la posso assistere, la posso aiutare, ma è lei che deve decidere. Don Ignazio, che cosa devo fare? Appena detta figliuola, se il suo cuore le dice di scegliere il signor Antonio, che lei ha sposato regolarmente, può rendere indissolubile la sua unione, perfezionandola. Bravo Don Ignazio, lei farà carriere, lo faranno capitale, glielo dico io. Te l'avevo detto che bisognava perfezionarla. Amalia, a noi! Ma che a noi? Antonio, smettila, ti prego. Don Ignazio, forse lei ha ragione, ma crede che sia facile. Quando penso che dovrei scegliere Antonio, mi guardo intorno e vedo tanti ricordi qui che invece mi legano a Peppino. Amalia, hai ragione. Anche a me darebbe fastidio. Stammi a sentire. Adesso facciamo una bella cosa. Io e te partiamo. Sì. Sì, così ce ne andoriamo da questa casa, da questa gente. Ti ricordi quell'alberghetto di montagna dove io e te ci fidanzammo? Sai com'è? Andiamo lì. Da cosa nasce cosa? Sì. Che dici? Allora? Forse hai ragione. Brava! Ma che bravo, ma che scherziamo qui? Ma Padre Ignazio, ma andiamo, l'albergo di montagna, il fidanzamento, lei che fa con la testa così, ma io sono proprio nessuno. Stia calmo. Ma io sono un professore rispettabile. Calmo. Se andando in montagna la signora Maglia si decidesse al grande passo, in fondo è col suo legittimo consorte. E non lo farà avventatamente. Vero? No, perché sarebbe veramente avvilente. Figliuola, prima di prendere questa decisione, non devi aver paura di dire a te stessa 10, 20, 100, 1000 volte che cosa sto facendo, che cosa sto facendo, che cosa sto facendo. Donnina, che cosa sta facendo lei? Scusa, abbia pazienza. Lei si deve limitare a tratteggiare, a lumeggiare. Lei invece mette dei dubbi. No, perché? Li deve mettere i dubbi. Noi l'abbiamo chiamato proprio per questo. Lui deve mettere i dubbi. Ah sì, metti i dubbi? Ah, perché fa l'idraulica, è venuto a mettere i dubbi? Dubbi! Oh. Peppino, io mi sono convinta. Devo partire con Antonio, tu mi devi concedere questa prova. Andiamo su, ma si concede? Io concesso, concesso. Oh, un momento, qui dimentichiamo la cosa più importante. E qui ci sono un mondo di spese da fare. È l'albergo di montagna, è il viaggio, è l'alloggio, è il vitto. E le mani, lì sono l'auto. E lì sono l'auto, e chi paga? Chi paga? Lui. Io. E che pago io? Io. Ah, professore, che pago? Concesso. Oh. Guarda un po', lo stesso cielo di 20 anni fa, gli stessi alberi, le stesse montagne. Sì, le montagne si cambiano, ma che discorsi? Professore, non ci rompa l'atmosfera, pazienza. I nostri discorsi sono discorsi da fidanzativi. Noi stiamo tubando, qui si tuba. Peppino, io non capisco perché ti sei voluto sottoporre a questo tormento inutile. Noi eravamo obbligati, no? Ma tu potevi rimanere a casa. Già, io restavo a casa senza sapere qua che cosa succedeva. Ma ti vuoi rendere conto che questa prova dipende tutta la mia felicità? E poi potevate trovare un posto meno costoso e soprattutto meno freddo. Freddo? Ha detto freddo? Professore, ma che scherziamo? Ma se siamo appena 7 gradi sotto zero? Io direi un clima torrido, equatoriale. Amore mio, io non so se l'abitudine al clima siberiano, ma il certo è che stando vicino a te io ardo, brucio, io mi sento bollire. Professore, lei non ci crede? Se mi fa un uovo e me lo metti in mano, io glielo faccio alla cocca. Già, no, mi ha preso per una gallina. Thank you.
abbandonati. Oddio, che sto facendo? Che sto facendo? Che sto facendo? No, ma che stai facendo, figlia mia? È possibile che appena si crea un po' di atmosfera? Che sto facendo? Che sto facendo? Rompi. Hai ragione, hai perfettamente ragione, ma ricordati quello che mi ha detto Don Ignazio. Me lo devo domandare 10, 20, 100, 1000 volte. Ma se l'hai detto già 945, 15 volte, abbia pazienza. Ah, abbandonati. Che cosa fate? Chi l'ha ordinato questa roba? Via, chi l'ha ordinata? Il marito della signora. Ah, il marito della signora. Sì, il marito della signora sono io. Scusi, ma allora quel signore chi è? Quello lì è un amico di famiglia. Oh, non vi impicciate di certe cose, eh? L'amico di famiglia? Oh, non fate allusioni! Oh, per bacco, quello fate le allusioni! No, beh, voglio parlare con il direttore, avanti! Ma voglio parlare con il direttore! Dov'è il direttore? Adesso va giusto! Chiamiamo il direttore! Questo professore è proprio un bifone! Qui, e dove siamo? Succedendo, Pepi? Oh, finalmente! Finalmente! Professore, ma lei sta rompendo l'atmosfera che io sto creando per posce consumate. Cioè, e lei non sta, vatti, abbia pazienza! Scusi l'atmosfera, intanto qui i camerieri cominciano a fare delle allusioni! Ma si può sapere chi è il marito? Chi lo sa? Dicono di esserlo tutti e due. Ma per il momento, lascia e basta. Andiamo al bar, andiamo al bar. Sì, ciao. Vado ad avere al bar. Ciao. Vieni. Vai. Ma la signora con chi dorme? Ma non si sa. Come non si sa? Hanno chiesto a due camere comunicanti. Tutte e due i mariti dicevano che volevano dormire con lei. Invece stamattina la cameriera del piano ha trovato i mariti che dormivano insieme. Insieme? Nello stesso letto. Nello stesso letto? No, a quei due lì ci penso io. Scusi, vorrei parlarne. Ah, di chi è? Un agente lei? Ma come un agente? Non mi riconosce, sono il direttore dell'albergo. Ah, beh, sì, l'ho fatto chiamare io. Senta, qui bisogna immediatamente licenziare un cameriere che si è permesso di fare delle allusioni sul mio conto. Se non è soltanto il cameriere che fa delle allusioni sul suo conto. E chi altro? Non alzi la voce. No, io l'alzo. No, lei non l'alza. Lo alzate, che me ne fatto male. Dunque, lei si vanta di essere il marito della signora che viaggia con voi, vero? Naturale. Allora guardi un po' là. Guardi. Alla russa, sistema infallibile, così, guarda. Yes! Ah! Era! Caracio! E io pago. Già, lui rompe e lei paga, eh? Lui rompe gli oggetti e io pago. Sottovoce. Beh, ma è meglio sedersi, direttore, perché in piedi si ragiona male. Poi è meglio venire a una chiarificazione. Oh, veniamo alla chiarificazione. Ecco, veniamo alla chiarificazione. No, non si preoccupi, direttore, perché quello lì si tratta di un parente di mia moglie. È fissato, è toccato. È fissato. Non ci crede. È toccato. Sì, sì. Dico che quello si crede il marito di mia moglie, ma guardi un po' che tragedia in famiglia. L'abbiamo fatto visitare, ma molti bravi medici, ma niente, non guarisce. È una malattia strana, però è innocua. Meno male, infatti lei dorme... Ah, sola? No, non dico lei la signora, dico lei. Ah, io dormo con lui. Ma che ha capito lei? Lasciamo andare. Ma io chiamo il proprietario qui. Sottovoce! Ma che figura? Sottovoce! Professore. Ma ti vuoi decidere, se no? Qui il tempo vola. E che facciamo? Ma io non mi posso decidere. Perché non devi decidere? Perché sono sbronza. Che sbronza? E anche se tu lo fossi, tanto meglio. Hai capito la questione? Tanto meglio. Ma scusami, tu questa notte con chi dormi? Io? E io dormo sola. E io? Con Peppino. Morisse. Ma che fate la notte? Ma che fate? Scenate, rumori, urli, urlate come matti. Ma non urliamo, quello è un malato. Lo vede che sta urlando per adesso. Sono i nervi. Lo so, nervi, quanto vuole, ma io non posso sopportare, caro signore. Io ho una clientela tutta sportiva. Guarda, vede tutti questi. Vede, questi sono tutti arrocciatori, scalatori. Caro signore, questa gente che la notte deve dormire tranquilla perché la mattina deve alzarsi col sistema nervoso disteso, muscoli saldi. Ma sai che noi qua abbiamo delle pareti tremende da scalare. C'è la famosa parete di Nord-Ovest, sesto grado. Quella è una parete che non perdona. Sai, quella basta mettere un piede in fallo, un attimo di distrazione, brum, quella è la volta, quella è una parete che non perdona. Perciò io le dico. Se dovesse perdonare. Ma non perdona, parete tremenda, perciò io le dico, caro signore, guardate, voi state. La parete di Don? Di Don? Ma che di Don? La parete di Nord-Ovest. Ah, avevo capito, Don Ernesto. Ma che Don Ernesto? Parete di Nord-Ovest, perciò state attenti a quello che fate, perché sono io stato. La parete Nord-Ovest non perdona. Forse sarà la soluzione. La parete Nord-Ovest non perdona. Sui monti che noi saremo,
Evitatelo, Cosimo. Ma che cantare, un accidente? Me lo dovevo dire prima che per fare l'esperimento bisogna venire qui sul superattico, a 3000 metri d'altezza. Ma che stai dicendo, guardala. Antonio? Qui è una bellezza. Che bello, che bello. È stata un'idea meravigliosa venire qui. Guarda un po', che panorama, uno splendore. Dobbiamo proprio ringraziarlo, il nostro Peppino. Che bello, guarda, le stelle alpine. Guarda, ma un gruppo di stelle alpine. Lì. Guarda, cara, guarda. Che belle! Eh? Oh, che belle! Su, coglietemele! E coglietemele, ragazzi! Coglietegliele! Andate! Sempre sei scemo! Perché? Da come laggiù? A 2000 metri! Oh, lì c'è l'abisso! Ma che è un crepaccetto, quello lì? Un crepaccetto, quella crepaccione! È una Cristina! E a Cristina lasciamolo stato vestito! Beh, peccato, sarebbe stata una bella prova d'amore per Lietta! Ragazzi, comunque, io me ne torno all'albergo! Ma un momento, ma no, vedi, Antonio, guarda che siamo arrivati! Siamo arrivati alla grotta! Sì, siamo a due passi, tieni il libro, tieni! Siamo a due passi! Io aspetto qua, non lo vuoi, Siamo a due passi, poltrone! Sedentario. Sono sedentario, ma io... La guida dice che è una grotta interessantissima! Antonio! Antonio, vieni a vedere! La grotta è meravigliosa! Andate, costo la roccia. Costo? Ma sì, poi ci sono io dietro. Sì. Camminate. C'è pericolo costo? No, camminate. Non so perché. Per un punto, Stavate cadendo, vero? E come no? E non siete caduto. E no, perché? No, niente. Mi scherzi? Che c'era una buccia di banana. E come lo so? E ci doveva essere una buccia di banana. Già, deve essere qualche disgraziato che ha mangiato le banane e ha buttato le bucce per terra. È incantevole. Antonio, ti vuoi sbrigare? Ma lì si scivola, andare lì. Legatevi alla corda. E chi mi lega? Ma mi leggo io. Ma no. Ma sì. È naturale. E mi regge poi. Ma naturale che mi reggo, ma via, non lo posso, ma che scherzi. Parola d'onore. Ma noi siamo quasi parenti. Voglio dire, abbiamo un interesse comune, no? Già. Non vi pare? Sì, e allora io. Io. E mi tiene forte? Leghiamo male piede. Eh? Voglio dire, leghiamo nella vita. Nella vita, male piedi. Male piedi liberi. Liberi. A me è la vita che mi interessa. C'è pure l'eco! Che mi legge? Ma naturale. Forte? Andate, se no la prova non ha valore. Solo ci dovete andare. Professore? Ma questo è pieno di buccio di banana. Qui c'è stato un bananaro. Vabbè, non ci badate. Forte? Vieni, sono qui! Vieni! Non posso correre, si scemo! Lo so! È tutta neve, Ma pensi quanto è bello qui! Professore! Lei tiene duro? Sì! Tenga forte, Sì! Ma caro, ti ringrazio. Veramente tu mi hai dato una grande prova d'amore. Sì, E l'ho fatta solo per te, amore mio. Che bello qui. Senti, io non so se è la leggenda di questa grotta. Oppure che dimmi. Se è il fascino del luogo. Ma qui, in questa grotta, io sento veramente... Amore mio, io ti amo nella grotta, fuori grotta, a piedi grotta, ovunque. Professore, lei tiene? Sì! Professore, lei tiene sempre forte? Sì! Sentila, eco! Ma è la voce di Peppino! No, è la eco. Casco! Che precipizio! Oddio, che cosa ti è successo, aiuto! Peppino? Pietà, sore, ma che fa? Ma che momento di scherzare questo? Venga su, non ci faccia ridere! Ma non sto scherzando, imbecille! Sono sul precipizio! Fa qualcosa, fra noi tutto è finito! Professore! Sì? Io avrei un'idea! Sì? Mi dica se le piace! A me piace! Se a lei piace, se la condivide, cioè... Mi faccia un cenno con tutte e due le mani, così... Imbecille! Sente, mi sente? Noi adesso ce ne andiamo in albergo. Questa sera, dopo cena, organizziamo una spedizione di salvataggio in suo favore. E veniamo qui domani. Lei si faccia trovare ancora lì. Ma dove siamo? In cianditetta, animale! Assassino, la dice maledetto! Se non c'è, vuol dire che la Divina Provvidenza non ha voluto. Sarà stato il pensiero di Don Ignazio, non lo so. Ah, Don Ignazio, non me lo doveva proprio fare. Salvatemi, buttatemi una corda. Finiscila. Prendi questa corda e buttagliela, lo tiriamo su. Presto, sbrigatevi, fate presto. Adesso gliela tiro, Si scansi. Ma che tiri? Fissala a un masso prima. A un masso? Professore, la lega a un masso.
Presto, i crampi allo stomaco! Ma, un masso? Attento, ci sono i massi che vacillano! Lasci fare a me, ci penso io! Capito? Sì! Ne ho trovato uno magnifico! E vagate bene! Questo resiste! Va bene, va bene! È un bel massone! È massone! Va bene, allora posso stare tranquillo! Tranquillissimo! Pure io sono tranquillo, professore! Peppino, Peppino, resisti che stavolta ci siamo! Fatto! Ecco, la corda! Professore, gliela tiro? Sì! Attenzione, eh! Sì! Butta la corda! Così! Un momento! Oddio! Che l'ha presa? Chiamate la Croce Rossa! Aiuto! 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 Io che dico? Canna so! Aiuto! Io ti aiuto per conto mio, aiuto! Pirata! Una squadra di soccorso! Mi volevate ammazzare! Aiuto! Sì, sì, sì! Cornuta! A me? Sì! Non offende sua moglie! Pirata! Aiuto! Oddio! Cani di San Bernardo! Guide alpine! Aiuto! Mostro! Aiuto! Bestia maledetta! Aiuto! No. Aiuto! Io ti faccio cadere nell'abisso! Aiuto che va bene! Nell'abisso! Io ti faccio cadere nell'abisso! Aiuto! Basta, basta, signori! Avete passato gli limiti, voi mi rovinate l'albergo! Basta! Non posso più sopportarvi! Andiamo, via! Ma che sistema, Ma che cosa succede? Che cosa avete combinato ancora? Castagnaro! Che avete fatto adesso? Castagnaro voleva strozzarmi! Come? C'ho tutte le schimese qui! No! Sì! Sì. Non è vero niente, Giuseppe, è stato un sogno, un sogno, voi lascerete immediatamente l'albergo, va bene? Oh sì, lasciamo questo albergo e ce ne torniamo subito a Roma, mi avete fatto impazzire, capite? Mi avete fatto impazzire! Lieta! Grazie. Adesso è meglio che andiate via, eh? Non affaticate la signora perché ha bisogno di molto, molto riposo. Ancora un attimo, professore, per favore. Dimmi, che cosa fanno i signori? Si sono calmati? Beh, abbastanza. Non litigano più? Sì, qualche volta. Uffa. No, ma non si incontrano quasi mai. Quando uno arriva, l'altro esce. Quando uno esce, l'altro subito arriva dietro. Io non capisco quello che fanno. Ecco, signor, io sono venuto proprio per questo. Bisogna che lei si sbrighi a uscire e tornare a casa. Come? Ma Nino, che dici? Ma che cosa dici? La signora è molto esaurita. Ha bisogno di un lungo periodo di riposo. Già, e intanto sta povera ragazza resta a casa sola con due uomini. Io non lo posso permettere. Mi dispiace, ma le faccio cambiare servizio. Uffa, sei sempre esagerato. Signora, non gli faccia caso. Ma sì, Nino, ma sì, stia tranquillo. I miei due mariti hanno ben altro per la testa, creda a me. Ah, signor, lasci perdere. Io lo so bene. Quando la moglie è lontana, i mariti in testa ci hanno una cosa sola. Oh, senti. Divora, strugge, brucia, prendeti, trascina. Oh, e questa è una cosa grossa. E questo è adatto a questa. Caro cosa. Professore, quando io scelgo, scelgo bene. Sì. Allotto. Ma ci starà? Io sono preoccupato, ho paura che mia moglie esca dalla clinica e ricominci con l'esperimento di Don Ignazio. Ma indubbiamente, ho già sperimentato la signorina, separazioni, adulteri, sempre nel campo strettamente giuridico. Io ho già parlato con Gianetto, ormai è soltanto una questione di prezzo. Ma le parlerò. Però guardi che quello che facciamo non è proprio ortodosso, perciò lei mi deve dare la sua parola di gentiluomo, che non dirà a nessuno, dico a nessuno, e tantomeno a sua moglie che io l'ho aiutata. Ma lei sa, benissimo quanto io ci tenga a sua moglie, vero? Ma parola d'onore, parola ecco, d'onore. Ecco. Oh, sexy, dolce, corpezzoli. Sexy, la vita è tutto sexy, l'amore è solo sexy. È bellissima, bravo. Se tutti dei vecchi tittivi fossero come lei,
Io la ingaggerei a vita natural durante, creda. Ma dove guarda? Il nostro obiettivo è un altro. E beh? Lei mi ha incaricato di pedinare il professor Castagnani. E beh? E io l'ho pedinato fin qui. E dove sta? Eccolo lì. Uè. Sta insieme all'avvocato. Sapete che l'avvocato gli fa da... Ho capito tutto. Anche lui. Sexy. Meglio che andare di notte, hai capito? Disgraziato, mentre la moglie sta in clinica, poveretta, lui ce la spassa con le donnine. Beh, io credo che la mia missione sia compiuta. Ho qui con me il conto. E che devo fare? Io, ci mancherebbe altro. Lo metto in una busta e lo mandi al professor Castagnaro. Ma scusi, sai, il professor Castagnano è il pedinato. Mi sembra assurdo che debba pagare. Lo so, a lei sembra assurdo, ma non è così. Tra me e il professor Castagnaro c'è un accordo di entrambi, ha capito? Va bene, parlerò con la direzione. Comunque, buonasera. Buonasera. T'arrangio io adesso. Ti faccio vedere io. Buonasera, avvocato. Buonasera, signorina. Arrivederci. Pronto? Parlo con la clinica La Quiete? È Quiete la clinica? Buonasera, dottore. Io sono il marito della signora del numero 18. Come chi? L'eroe. Sente, una cosa urgente, urgentissima. Io avrei bisogno che mia moglie uscisse. Guardi, è impossibile, sa. La signora non deve essere disturbata. La responsabilità è mia e non permetterò mai... Come? E non sia scurrile, la prego. E allora lei non mi faccia perdere la pazienza. Io ho bisogno che mia moglie venga subito qui al Gatto Verde per farla constatare con mano quanto è falso e ipocrifo il suo secondo marito, il cosiddetto Castagnano al secolo. Io non ricevo ordini da nessuno e tantomeno da lei. Questo non è un albergo, questa è una clinica. La signora si è affidata alle mie cure e uscirà soltanto quando lo vorrò io. Capito? Pronto? 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 Pronto, dottore? Dottore? Dottore, boss. A questo paese non funziona niente, neanche i dottori. E io ho bisogno di un testimone adesso, come si fa? Come si fa? Signorina, per favore. Possiamo andare anche a casa mia, se crede. Volentieri, dove abita? Via Fieramosca 21. Fieramosca 21? Sì. Ah, va bene, allora possiamo andare con la mia macchina. Volentieri, grazie. Grazie, signora. Prego, signora. Grazie. Via Fieramosca 21. Via Fieramosca 21. Mi ci vorrebbe un testimone. Ma che stupido, che sciocco. Io la testimone ce l'ho, prassede. Professore, ti faccio vedere che cosa significa un reduce. Dunque, signorina, regolarmente retribuita. Che significa retribuita? Pagata, no? Pagata. Io voglio riuscire a dimostrare a mia moglie che quello lì non è il tipo degno di lei. Dunque, che sistema c'è? Beh, i sistemi sono due. O la fragranza o la fotografia. E sono questione di prezzo. Si capisce, quello è sempre questione di prezzo. Un poco qua, un poco là. E se ne vanno i risparmi, maledizione. Che cos'è questa fotografia? Ah, ma non ti ha detto niente l'avvocato? No. O tu mi porti tua moglie qua e mi fai sorprendere col pollo, oppure c'è il sistema della fotografia. Uno scatta e manda la foto all'interessata. Ah, sì, e mi fate anche pagare per questo sistema, bel sistema. Ma che? E quello poi è scemo, quello vede il fotografo, si insospettisce che è scemo, quello sembra fesso, ma è furbo. Ma da dove vieni? È tutto preparato. Noi stiamo di qua nella camera e il fotografo sta di là. Tanto c'è il buco. Ah, c'è il buco? Ma sì. C'è il buco. Guarda, sta lì il buco. Dove? C'è ma non si vede, guarda. Se non si vede io non lo posso vedere, dove sta? Ma c'è ma non si vede. Siamo arrivati. Presente, presto, vieni. Eccomi. Fai presto, entra. Quant'è? 4,50. Ma questa è una casa per bene! Non si può entrare di notte! Io non sto né ai comodi suoi, né ai comodi della signorina Jeanette! Zitto, portiere della malura! Te l'ho detto che dopo ti faccio tornare l'auto a mangia, no? E da chi? Come da chi? Dal professore Castracane! Castracane! Adesso, appena l'ho scoperto con quella disgraziata, vieni con me tu! Castracane! Ma dove mi porta? Lo saprai dopo! Ma venga qua, che cosa vuol fare? Zitto, portieraccio della malura, si faccia... Ma guarda che tipo! E che ne so, è entrata lì dentro e ha trovato uno che la stava aspettando. Uno chi? Un uomo, l'ha chiamata. E poi se te prudono le corna, pietra con lui e entra via con me. Io a quello l'ammazzo. Ecco, bravo, fa così, così stiamo più larghi. Aprite o sfondo la porta! Ma la signorina Jeanette è occupata! La facciamo disoccupare, va bene?
Mia moglie deve sapere tutto. Lui è lui, c'è anche mia moglie. Ma lui chi? Lui, quello è il pollo che si doveva incastrare. Già qui. Come si perché può? Non me l'hai detto prima? Perché ne sapevo io. Non ci sono altri buchi qua, no? No, c'è solo quello. E quello è piccolo. Io mi devo nascondere. Tutte qua. Oh, ma che fai? Ma no, qui no. Oddio. Dove mi metto? Porca, porca miseria. Butto il... Ma la dove stai, traditore? Controlli pure, signora, io non ho nulla da nascondere. Ah no, lei nasconde, lei mente per la gola. Qui si nasconde un uomo, il traditore, l'adulto. Ma tesoruccio mio, cosa dice la tua cocchina? Ma che hai perso la testa, dopo tutto quello che c'è stato fra noi. Ma non è vero niente, prezzetto, non vera retta. Qui si tergiversa, qui si mente per la gola. O per... Ecco la prova del reato. Come vedono, signore, qui abbiamo un cappello. Sotto il cappello ci deve essere un uomo. Ma che segrete da sta alla Galleria Colonna? Peggio! Se non mi dici dove sono andati quei due, te strozzo! Ma che fai? Ma che stai scemo? E tu sta zitta, parla un po'. Hanno chiesto della signorina Jeanette alla pensione Mimosa. Hai capito, fatto bene a spiarla. Mo faccio un macello, li sistemo io! Ma che fa quello? Qui succede una strage! Chiama subito le guardie! Subito! Fermatelo! Eccolo qua, disgraziato, venga fuori! Venga fuori, l'ho sorpresa! Ah, l'ho sorpresa io! Oh, l'ho sorpresa io! Io l'ho sorpresa! Questa cosa, È un cappello! E di chi è questo cappello? Ah, è mio! E perché è stato qui? Perché non consumare il tradimento! No, per traditore! No, per sorprendere! E io sono i testimoni! I testimoni sono miei! No, è lui che tradiva mia moglie! E sono oculari i miei testimoni! No, è lui che tradiva, sono i testimoni! Un momento! Sono io! Io sono i testimoni oculari! È bravo, t'ho pescato, Nino, ma che fai qui? Che faccio io? Tu che fai? Disgraziata! Fai l'orgia coi mariti della signora, ma Ma io li ammazzo tutti e due, li strozzo! Ma che vuoi? Ma che fai? Ma che fai? Questa da voi due proprio non me l'aspettavo, non me la meritavo. Ma come? Io sto chiusa in una clinica con l'esaurimento nervoso per decidere quale di voi due mi meriti e voi me la spassate nelle pensioni equivoche. Ah, no. Con le donnacce. Io no. Se parla di me in modi e di termini, io sono un artista. Silenzio, simulatrice. Questa è la banda del fonografo, del frigorifero, del fedigrafo. Ma che dici? Questo non sa neanche parlare. Beh, i russi mi si è attaccato la lingua. Arrestatela! Arrestatela, ve lo ordino! Io sono un reduce! Non è vero, non è vero, cara. Addosso, cara, è lui l'amante di questa qui, te lo giuro. Io. L'avvocato lo sa. Io non so niente. Che ne so? Avvocato, via, ma qualche volta bisogna anche parlare. Ma niente affatto, niente affatto. Io non so niente. Se lei è un uomo d'onore, si ricordi di non mischiarmi in queste faccende. Porcherie, avvocato. Dica pure porcherie. Sì, signora, ha ragione, porcherie. Avvocato, io sono un uomo d'onore, ma voi siete una carogna. Approvo, l'avvocato è una carogna, a verbale. Silenzio! 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 Da questo momento io sono il legale della signora. Sì. Ma mi faccia il piacere, mi faccia! Legale è legale! Lei è una carogna! Lo dice anche il suo manutengolo, l'ha detto! Dietta, non ti fidare! Vuoi che ti spieghi tutto? Non ascolti queste sconcezze, signora, venga via. Ma sì, mi porti via, avvocato, basta, che schifo! Venga, signora, venga. Amalia, dove vai? Aspettami! Mi fermatevi! Lasciatemi! Esigo che intervenga il commissario. Beh, ma io questo non lo sapevo. Ma che cosa succede di là? Ma guarda che fastidio. Volete fare silenzio? E tu me devi scusare, ma se faccio queste cose è perché questo è un commissariato, non è uno spazio. Pensa se non mi volessi bene. Scusi, ma lei, il commissario? Oh. Finalmente ce l'ha fatta a venire. E non alzi la voce. Sì, signore. Io non so il comodo di voi. E noi neanche noi ai suoi. È vero, signor commissario, ma noi abbiamo fretta, abbiamo la moglie in pericolo. Ed è appunto questo che io voglio chiarire. E chiariamo. Entrate. Sa che le dico? In 5 minuti quei due miei mariti sono diventati per me due estranei. Bravo, brava, il comportamento di quei due ingrati è stato veramente abietto. Ma è stata una fortuna. Amalia, lei è giovane. La vita può sorriderle ancora. Ha ragione, non ci devo pensare più. E poi, se si sono divertiti loro, non vedo perché non dovrei divertirmi io, ma no? Ma certo, ma divertiamoci, divertiamoci. Lei stanotte non può tornare a dormire in quella casa. Sarebbe come ricominciare da capo, eh? Sa che ha ragione. Non posso andare a dormire. Ma non può. Lei abita lontano? Ai Parioli. Vogliamo andare. Ma che cosa hai capito, avvocato? E che lag, appunto, no? Io volevo solo chiederle di accompagnarmi in un albergo. Va bene, ma soltanto per stanotte. Come sarebbe? Vede, Amalia, io ho avuto un'idea stupenda. Ci sono dei miei amici che posseggono uno yacht e stanno partendo per una lunga crociera. Quale occasione migliore per dimenticare?
Una crociera, eh? Ho sempre sognato di fare una crociera. Cannes, Saint-Tropez, la Costa Brava, le Canarie. Sarà meraviglioso. Signor commissario, qui la cosa è molto complessa. Sì. Dunque, quando nel 1940 partì l'arbitro, no? Io devo cominciare all'inizio. Professore, professore, e la facciamo lunga. Come la nostra faccenda è complessa, è complicata. Cosa vuole che lui, un poveraccio, possa capire? Ma che... Secondo voi io sarei un cretino? Non lo so. Dico, signor commissario, non si tratta di intelligenza. Con un po' di pazienza potrebbe capire anche lei. Qui se c'è un cretino... Sono io? No, dico... Ma voi mi date del cretino così, apertamente? Non sarei mai permesso nemmeno di pensarlo, commissario. Io ho pensato che il commissario credito, ma questo è scemo. Lo voleva dire per me, ho detto, non glielo dire, gli ho fatto un segno col piede, ci mancherebbe altro. Io non conosco questo. Non è vero, signor commissario. Basta! Basta! Ma niente. Questo è un insulto a un pubblico ufficiale. Ma si capisce. C'è la galera per questo. Ecco, giusto. Portateli dentro. Ecco, anche a me. Anche a me. E che, a me? Vuole andare via? Portateli via. Portateli via. Un momento. Questo è mio. Anche questo è mio. Quando vuoi darmi? Professore, queste canarie, quando arrivano queste canarie, siamo sulla rotta. Allora è pericoloso. Perché? È rotta. Sulla rotta aerea. Professore, c'ho tutto il mangiare sullo stomaco. Non mi parlate di queste cose. È la prima volta che volo. Mi basta lo spunto, io faccio un lago qui. Scusa, professore. Ma che siete impazziti? E dove lo faccio? C'è la borsa. Dove? Dietro al sedile, dietro. Signora, dica. Mi dia la borsa, per favore. Ma cosa vuol fare? Devo rimettere, scusa. Ma che fa? Ma dia la borsa, per favore. È impazzito. E dove? Sì. Dietro al sedile, davanti. Oh. Stia. Ma in casa metti i cani di io, e se vien tu, ne ho avuto un inizio, non me lo anche vado. Che ha detto? Che gli date fastidio. E tutte queste parole per dire che non fastidio. Ma lei capisce il cinese? Io no. E allora? Che avete detto? Ho detto scusa in cinese. Professor, un po' di bicarbonato. Mamma mia. E lo chiedete a me, chiedetelo all'impiegata. Allo stesso. Fattorino, conducente. Lo stesso. Sì, signore, desidera? Che è lo stesso. No, non lo so se è quello di prima. No, è l'impiegato. Ah, sì. È lo stesso. Non lo so se è quella di prima. Signorino, questo sommergibile va piano, questo è accelerato, non è aereo, abbiate pazienza, è un omnibus, noi abbiamo fretta. Si calmi, signore, abbiamo incontrato un banco di nubi e abbiamo dovuto cambiare rotta. Ah, siamo tra i banchi. E che stiamo a fare tra i banchi, scusate? Con tanto spazio che ce ne c'è, andiamo proprio nei banchi, che siamo ragazzini che andiamo a scuola. Ma signore, è una compagnia seria questa. Ma che seria seria, mi faccia il piacere. Cambiate mestiere quando non sapete fare i conducenti. Per carità, ma che facciamo ancora 10 giorni di prigione per offesa a un pubblico ufficiale? Quella è una donna. Vabbè, ma è un ufficiale in servizio. A chi bisogna fare presto, caro professore? Bisogna correre. Lei la saprebbe portare questa cosa? Ma che faccio il pilota? No, per accelerare, capisci? Qui ogni momento che passa, quell'avvocato dico sua, come si chiama? Vacchi. Quella vacca dell'avvocato è nostra moglie, oh. Se non ci stiamo attenti, noi ci troveremo sulla fronte un bel paio di corna. Altre? Ah, già. Professore! Le Canarie! Ragazzi, sono passate le Canarie! Sì. E non la fermate! Che ne sono? Sì. Andavano da quella parte, ma andavano da quella parte lì! Gli uccelli! Sì, ogni Canaria è così! Attenzione! Allacciarti le cinture! Allacciatevi la cintura! Io ce le pretendo! No, quella è quella di salvataggio! È un dispositivo di sicurezza! Ah, questo? Sì! Ma guarda che comodità, eh! Basta una cintura di sicurezza che uno è sicuro. Luce! Chi è che c'è una candela? Professore, siamo fermi, manca la corrente. Ma che corrente? Qui c'è un guasto. Attenzione! Sì? Non allarmatevi! No! Parola! Siamo in avaria! Dove siamo? Siamo in avaria! Ah, bene, siamo arrivati ad avaria, meno male. Ma che bene, bene! Non allarmatevi! Non allarmatevi! Siamo precipitati! Bene! Come bene, stiamo precipitando! E chi se ne frega, ormai siamo arrivati sulla valle. Siamo precipitati. Pronto? Chi è che... Non c'è una confusione di eliche. Thank you.
servitevi, servitevi. Anche questo, servite anche voi, eh. Senti, tesoro, sono ormai passati 7 anni, perché non togliamo quei ritratti? Eh? Ma sì, hai ragione tu. Grazie, cara. Nessun'ombra deve offuscare la nostra felicità. Anni su quell'isola deserta, quanto ho atteso questo momento. Ma il vantaggio c'è? In questi 7 anni Amalia avrà avuto il tempo di optare per me o per te. Suona, va? Hai suonato? Sì.